Ciao a tutti amici di extremehardware.com, ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo uscito in redazione la nuova Drevo Tarfing V2, evoluzione del precedente modello che abbiamo già recensito ed unboxato qualche mese fa. Partiamo dalla confezione, classica confezione di cartone di medie dimensioni, classici colori nero e giallo a caratterizzare il logo e lo schema di colori del brand Drevo. Solo nel lembo di apertura della confezione possiamo leggere il modello V2, ovvero il modello successivo, il Tarfing classico. Troviamo anche il numero di tasti di questa tastiera TKL, quindi una tastiera priva del tastino numerico e ovviamente della retroilluminazione di tipo RGB con diversi effetti. Nel retro della confezione troviamo uno schema della tastiera che ci mostra le aree principali dei tasti sia multimediali nella parte superiore sia di quelli adibiti al controllo degli effetti della retroilluminazione sia quelli per la gestione delle macro che potremo effettuare anche tramite il software di gestione scaricabile a parte. Troviamo anche le specifiche tecniche nel lato sinistro e qualche altra informazione. All'interno della confezione troveremo un classico adesivo della Drevo che potrete applicare dove vorrete, un classico manuale e una sorta di cartoncino con due lati. Nel caso piaccia il prodotto della Drevo, di seguire tutti i canali social del brand, eventualmente non vi dovesse piacere, potete consultare i vari link di supporto per chiedere assistenza o comunque dire cosa non vi è piaciuto del prodotto della Drevo. A seguire troviamo un estrattore per i caps con doppio, diciamo, gancio, nella parte inferiore quello in plastica e nella parte superiore quello in metallo. Infine troviamo la tastiera stessa, che è la Drevo Tarfing V2. Come possiamo osservare, le dimensioni sono sempre le medesime, il formato è sempre un TKL, quindi compatto, prima del tastino numerico. Il design è classico grazie a una colorazione interamente di colore nero, full black. Il layout di digitazione è italiano, finalmente Drevo è riuscita o comunque ha voluto premiare e venire incontro anche al mercato italiano, fornendoci un layout italiano ISO. Diamo uno sguardo più da vicino alla tastiera e, come vi dicevamo, nella parte superiore troviamo i tasti multimediali che potranno essere attivati in combinazione del tasto FN, come sempre e come dovreste già sapere. Nella parte di destra, dove troviamo print screen, scroll lock, pause, ins, home, troviamo tutti il set di tasti che, sempre in combinazione al tasto FN, ci permetterà di regolare sia il colore della tastiera sia i vari effetti, quindi onda, arcobaleno, premendo FN più home troveremo anche l'effetto radar, che dovrebbe essere una sorta di arcobaleno circolare. Nella parte inferiore a questi tasti troviamo le freccette direzionali adibite sempre col tasto FN, alla regolazione della velocità degli effetti, alle freccette di sinistra e alla freccetta di destra, e quelle sopra e sotto per regolare l'intensità dell'illuminazione RGB o del singolo colore che impostierete. Un dettaglio presente con il logo della Drevo sulla barra spezzatrice. Il plate nella parte superiore della Tarfing, come abbiamo anche già visto con la Tarfing classica, è in alluminio, quindi per conferire maggiore solidità e robustezza al prodotto. Ora ci spostiamo nel lato posteriore della tastiera, dove possiamo osservare una canalina che ci permetterà di organizzare meglio il cavo su tre posizioni, centrale e due laterali. Due classici piedini rialzabili in plastica con un'ulteriore superficie gommata per assicurare maggiore fermezza o comunque maggiore stabilità, scusate, sul piano di lavoro. Eventualmente non dovessimo utilizzare i piedini in plastica, troviamo un set di piedini inserti in gomma sia nella parte superiore sia nella parte inferiore. Centralmente troviamo un adesivo con ulteriori informazioni. Vi mostriamo adesso anche ai switch meccanici presenti su questo modello che abbiamo ricevuto, che sono degli Outemu Red, quindi ideali per videogiocatori di giochi FPS, che restituiscono quindi un feedback tattile e reattività davvero notevole. E infine troviamo un classico cavo rivestito in treccia di tessuto e un connettore USB placcato oro.
Vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximardor.com, dove troverete ulteriori informazioni, approfondimenti, ulteriori immagini dettagliate e le nostre considerazioni circa questo modello V2 della Tarfing. Con questo è davvero tutto, un saluto allo staff.